Italian Head Start, Tape 13, Side 1. Stop in the small neighborhood stores. The Smiths have become good friends with the grocer, Signor Bianchi, and his wife, who own a food store. Salumeria. Before continuing, stop the tape and read the English version of the conversation and the notes on the conversation. Now, listen to the conversation. Buongiorno signora Smith, come sta? Sono subito con lei. Ecco, tocca a lei. In che posso servirla? Ho bisogno di due bottiglie di vino corvo, due chili di spaghetti ed un chilo di pane. Il pane non è molto fresco, forse è meglio dal fornaio. Grazie signor Bianchi. Vorrei anche degli affettati. Surgelati o freschi? Freschi. Metto di prosciutto, due di mortadella e due di salame. Tre etti di burro e due scatole di acciughe. Ecco fatto. Che altro? Vediamo un po'. Mi dia una dozzina di uova ed un bel pezzo di parmigiano. Posso assaggiarlo? Ecco, le piace? Ottimo. Me ne dia mezzo chilo circa. Faccio il conto? No, non ancora. Due pacchetti di caffè ed un litro d'olio d'oliva. Ecco tutto, signora. Questo è il suo scontrino. Mandi la spesa a casa, per favore. Al mio indirizzo, vero? Certamente, signora. Grazie mille e arrivederla. Arrivederci. Again. Buongiorno, signora Smith. Come sta? Sono subito con lei. Ecco, tocca a lei. In che posso servirla? Ho bisogno di due bottiglie di vino corvo, due chili di spaghetti ed un chilo di pane il pane non è molto fresco forse è meglio dal fornaio grazie signor Bianchi vorrei anche degli affettati surgelati o freschi? freschi un etto di prosciutto due di mortadella e due di salame tre etti di burro e due scatole di acciughe ecco fatto che altro? vediamo un po' mi dia una dozzina di uova ed un bel pezzo di parmigiano posso assaggiarlo? Ecco, le piace? Ottimo, me ne dia mezzo chilo circa. Faccio il conto? Non ancora. Due pacchetti di caffè ed un litro d'olio d'oliva. Ecco tutto, signora. Questo è il suo scontrino. Mandi la spesa a casa, per favore. Hai il mio indirizzo, vero? Certamente, signora. Grazie mille e arrivederla. Arrivederci. As Mrs. Smith comes into the store. Mr Bianchi is busy with another customer he greets Mrs Smith and says he'll be with her right away listen buongiorno signora smith come sta sono subito con lei right away or immediately is subito repeat subito subito sono subito con lei sono subito con lei after he finishes with his customer, mr. bianchi tells mrs. smith it's her turn. listen and repeat. ecco, tocca lei. ecco, tocca lei. tocca is a form of the verb toccare, to touch. but in this instance, tocca lei means you are next. exercise 1. listen and repeat. tocca lei. Sì, tocca a me. Tocca a lei? No, non tocca a me. Tocca a voi? Sì, tocca a noi. Tocca a voi? No, non tocca a noi. Mr Bianchi could also have said Signora, è il suo turno. Repeat. È il suo turno. È il suo turno. Exercise 2. Listen and repeat. È il suo turno. Sì, è il mio turno. È il suo turno. No, non è il mio turno. È il vostro turno. Sì, è il nostro turno. È il vostro turno. No, non è il nostro turno. Back to the conversation. It's Mrs. Smith's turn. Mr. Bianchi says. In che posso servirla? Repeat. In che posso servirla? In che posso servirla? He could also have said, signora, di che ha bisogno. The expression di che cosa ha bisogno means what do you need? Ho bisogno. Yes, I need. Abbiamo bisogno. We need. Avete bisogno. You need. Repeat. Ho bisogno. Ha bisogno. Abbiamo bisogno. Avete bisogno. Exercise 3. Ascoltate e ripetete. Di che cosa ha bisogno? Ho bisogno di due bottiglie di vino. Di che cosa avete bisogno? Abbiamo bisogno di benzina. Mrs. Smith then asks the grocer for the food she needs. Exercise for listen and repeat the names of some items purchased in packages and bags. Un pacchetto di caffè. Un pacchetto di biscotti. Un pacchetto di cereali. Un pacchetto di sale. Un pacchetto di tè. Un sacchetto di riso. Un sacchetto di farina. Un sacchetto di zucchero. Exercise 5. Listen and repeat the names of some items that come in barattoli, jars, and in scatole, boxes or cans. Un barattolo di sottaceti. Un barattolo di antipasti. Un barattolo di olive. Un barattolo di carciofi. Una scatola di tonno. Una scatola di sardine. Una scatola di pomodori. Una scatola di vegetali precotti. Una scatola di sugo. Una scatola di pasta. Una scatola di antipasti. Items such as milk, wine, vinegar and salad oil come in liters and half liters. Listen and repeat the phrases in exercise 6. Un litro di latte. Due litri di vino. mezzo litro di aceto. un litro d'olio. now let's practice ordering food by grams and kilos. exercise 7. listen and repeat. un kilo di patate. un kilo di carne. Mezzo chilo di pomodori. Mezzo chilo di fagiolini. Due e mezzo di funghi. Due chili di farina. Due chili di burro. Mezzo chilo di formaggio. Exercise 8. Answer the question. Di che cosa bisogno? According to the model. You hear. Di che cosa bisogno? A pack of cigarettes. You say. Ho bisogno di un pacchetto di sigarette. Your turn. Di che cosa bisogno? A pack of cigarettes. Ho bisogno di un pacchetto di sigarette. Di che cosa ho bisogno? A half a kilo of tomatoes. Ho bisogno di mezzo chilo di pomodori. Di che cosa ho bisogno? 250 grams of butter. Ho bisogno di due etti e mezzo di burro. Di che cosa ho bisogno? A kilo of potatoes. Ho bisogno di un chilo di patate. Di che cosa ho bisogno? A bag of sugar. Ho bisogno di un sacchetto di zucchero. Di che cosa ho bisogno? A dozen eggs. Ho bisogno di una dozzina di uova. Back to the conversation, listen and repeat the items mrs. Smith wants. ho bisogno di due bottiglie di vino corvo due chili di spaghetti ed un chilo di pane if Mrs. Smith had said del pane instead of un chilo di pane mister. Bianchi would have asked her quanto pane vuole. How much bread do you want? You already know the word quanto, meaning how much, from the expression quant'è, which is a contraction of quanto, how much, and e, is. Quanto changes according to the noun that follows. Exercise 9. Listen and repeat the forms of quanto, quanto burro vuole. Quanti figli ha? Quanta carne vuole? Quante valigie avete? Quanti biglietti desiderate? Quante ore da Roma a Napoli? Quanti chilometri ci sono fra Roma e Napoli? Mr. Bianchi puts the wine and spaghetti on the counter and says: Il pane non è molto fresco. The bread is not very fresh. Repetit: Il pane non è molto fresco. Mr Bianchi then suggests the bread may be better at the bakery. Listen and repeat. Forse è meglio dal fornaio. Mrs Smith thanks him and continues her order. Listen and repeat. Grazie signor Bianchi. Vorrei anche degli affettati. Mr Bianchi asks, surgelati o freschi? Repeat. Surgelati o freschi? Listen to Mrs. Smith and repeat. Freschi: unetto di prosciutto, due di mortadella e due di salame, tre etti di burro. e due scatole di acciughe Mr Bianchi prepara gli items and says Ecco fatto. Che altro? Repeat. Ecco fatto. Che altro? Ecco fatto. Che altro? Mrs Smith thinks for a while and says Vediamo un po'. Repeat. Vediamo un po'. Mi dia una dozzina di uova e un bel pezzo di parmigiano. Mrs Smith wishes to try the cheese and asks: Posso assaggiarlo? Repeat. Posso assaggiarlo? Posso assaggiarlo? Mr Bianchi slices a small piece, gives it to her and asks: Ecco, le piace? Ripeti. Ecco, le piace? She tastes it and replies. Ottimo, me ne dia mezzo chilo circa. Ripeti. Ottimo, me ne dia mezzo chilo circa. Ottimo, me ne dia mezzo chilo circa. Mr. Bianchi places the cheese on the counter with the other items and asks if he can make up the bill. Listen and repeat. Faccio il conto. Faccio il conto. But Mrs. Smith is not through yet and says. Non ancora. Repeat. Non ancora. Due pacchetti di caffè. E un litro d'olio d'oliva. Mr. Bianchi collects everything and gives her a receipt. Listen and repeat. Ecco tutto, signora. Questo è il suo scontrino. Mr. Bianchi's store, like many others, makes home deliveries. Mrs. Smith says, Mandi la spesa a casa, per favore. Notice the use of mandi. It is the command form of the verb mandare. To send. Repeat. Mandi la spesa a casa, per favore. Mandi la spesa a casa, per favore. Mr Bianchi assures her that he will. Listen and repeat. Certamente signora. Grazie mille e arrivederla. And Mrs Smith says. Arrivederci. Let's review the entire conversation. Practice until you can keep up with the tape without looking at your book. Listen and repeat. Buongiorno signora Smith. Come sta? Sono subito con lei. Ecco, tocca a lei. In che posso servirla? Ho bisogno di due bottiglie di vino corbo, due chili di spaghetti ed un chilo di pane. Il pane non è molto fresco. Forse è meglio dal fornaio. Grazie signor Bianchi, vorrei anche degli affettati. Surgelati o freschi? Freschi, un etto di prosciutto. Due di mortadella e due di salame. Tre etti di burro e due scatole di acciughe. Ecco fatto, che altro? Vediamo un po'. Mi dia una dozzina di uova. Ed un bel pezzo di parmigiano. Posso assaggiarlo? Eccole, piace? Ottimo. Me ne dia mezzo chilo circa. Faccio il conto. Non ancora. Due pacchetti di caffè ed un litro d'olio d'oliva. Ecco tutto, signora. Questo è il suo scontrino. Mandi la spesa a casa, per favore. Hai il mio indirizzo, vero? Certamente, signora. Grazie mille, arrivederla. Arrivederci. Exercise 10. Say the following sentences in Italian. Is it your turn? E il suo turno? I'm next. Tocca a me. What do you need? Di che bisogno? I need two packages of coffee and a liter of milk. Ho bisogno di due pacchetti di caffè e di un litro di latte. I'd like a chilo di spaghetti e half a chilo di sugar. Vorrei un chilo di spaghetti e mezzo chilo di zucchero. I need 250 grams of butter and a liter of olive oil. Ho bisogno di 2 etti e mezzo di burro ed un litro d'olio d'oliva. Half a kilo of parmesan cheese. Mezzo chilo di parmigiano. Send the purchases home, please. Mandi la spesa a casa, per favore. A half dozen eggs. Mezza dozzina di uova. Exercise 11. Listen and repeat the names of some items that you may find at a drugstore. La lozione da barba. La lozione da barba. Le saponette. Le saponette. La varechina. La varechina. La spazzola. La spazzola. L'acqua di colonia. L'acqua di colonia. Il pettine. Il pettine. Il deodorante. Il deodorante. La bomboletta di gas. La bomboletta di gas. Il rossetto. Il rossetto. Le lamette da barba. Le lamette da barba. Gli assorbenti igienici. Gli assorbenti igienici. Le forbici. Le forbici. Lo shampoo. Lo shampoo. Il sapone. Il sapone. Lo spazzolino. Lo spazzolino. Il dentifricio. Il dentifricio La carta igienica La carta igienica This is the end of tape 13 side 1